A lei la parola. Va bene, ne prendo pure un altro che oltre a questo fare la discarica che mi sembra molto serio. Mi prendo anche quello del pronto soccorso, che ho sentito che viene domani a inaugurare il pronto soccorso. Insomma, speriamo che non faccia come a Napoli, siccome a Napoli l'ospedale del mare lo inaugura ogni 4-5 mesi, saranno più 3 anni che viene inaugurato prima da Cantone, poi da De Luca, diciamo, con una certa frequenza l'ospedale del mare, ma non solo quell'ospedale non riesce a partire con la giusta serietà, ma De Luca è più presente, diciamo, nelle inaugurazioni dell'ospedale del mare, e ora vedo anche del pronto soccorso di Scafato, guarda caso, a pochi giorni dalla foto, ma certamente sarà soltanto un caso, ed invece è molto meno presente nella gestione ordinaria del disastro in cui ha gettato la sanità campana, perché la sanità campana non è soltanto l'ospedale del mare, il San Giovanni Bosco, la Scalesi, il Cardarelli, parlo naturalmente degli ospedali napoletani che sono quelli che conosco di più, che in questi anni di mandato ho avuto anche occasione ovviamente di visitare, ovviamente incontrare non soltanto i malati ma anche gli operatori del settore, i lavoratori, e quindi verificarne uno stato drammatico. In cui pensano che probabilmente se il presidente De Luca si occupasse di fare qualche inaugurazione in meno e invece qualche evento più serio di gestione della sanità campana, sarebbe una cosa molto positiva. Ma lo conosciamo, non è evidentemente nel libro del personaggio, peraltro ci aveva raccontato 7 anni fa, la prima volta quando si candidò alle elezioni perdendo, quando era nel 2010, mi sembra, poi invece quando le ha vinte qualche anno fa, ci aveva raccontato che avrebbe stravolto questa regione, avrebbe combattuto il privilegio, avrebbe rivoltato con un calzino gli sprechi e le cose che appunto erano ovviamente all'epoca e non sono ancora assolutamente indigeste, giustamente ai cittadini della Campania. Aveva detto che si sarebbe andato a incatenare sotto ai portoni del Nazareno per risolvere i problemi della Campania. L'unica volta che è andato a incatenarsi sotto ai cancelli del Nazareno è andato per andare a pretendere la candidatura del figlio alle elezioni. Quindi, francamente, diciamo così, sulla serietà del nostro presidente regionale, insomma, ci sarebbe davvero, davvero molto da dire. Io non voglio ovviamente tediarvi a lungo, è una manifestazione con tanti interventi, peraltro le mie compagne, Dea Squillante e Valentina Botta, candidate, il mio compagno Giampaolo Abbiasi, naturalmente Raffaella nella sua introduzione, hanno spiegato secondo me molto bene le ragioni per cui occorre fare questi 7 giorni finali ormai di campagna elettorale con grande forza, con grande passione, anche per cercare appunto di far ottenere a questa lista, a questo progetto politico, il miglior risultato possibile in questo passaggio stretto delle elezioni politiche. Voglio soltanto dire, perché lo diceva anche Mimmo nel suo intervento, e mi trovo molto d'accordo, che davvero dobbiamo spiegare ai cittadini l'importanza di questo voto, rifuggendo però da tante cose che si sentono dire. Tanto per cominciare dobbiamo spiegare che non è vero che ci sono voti più o meno utili. Guardate, io me la potrei cavare dicendo che il voto al libero quadro è un voto utilissimo, non utile, perché è un voto contro le larghe intese, penso che avete ben capito, no, quello che sta accadendo. Peraltro ormai la politica italiana è arrivata al punto tale che le cose che accadono non vengono nemmeno celate, vengono, diciamo così, raccontate senza scrupoli, come si dice alle parti nostre. È chiaro il motivo per cui Renzi e Berlusconi si sono inventati questa legge elettorale. Era abbastanza chiaro quando abbiamo visto questa scena un po' strana in Parlamento, quando appunto a pochi mesi dallo scioglimento delle Camere il Partito Democratico, peraltro in maniera insolita, cioè con la fiducia, diciamo così, deciso che la pessima legge elettorale che c'era prima, il cosiddetto Porcellum, fosse sostituito, se possibile, da una legge elettorale ancora peggiore. Uno si immagina, quando succede una cosa del genere, che le opposizioni si infuriano, protestano, fanno storie, e invece Forza Italia è uscita all'Aula, diciamo così, per garantire la rapida approvazione di quel provvedimento. E siccome in politica le cose non accadono mai per caso, è evidente che quell'atto era un atto finalizzato a una scelta, e la scelta era quella di votare la De Luca, che salutiamo, e la scelta era quella di... La scelta era quella appunto di preparare il terreno alla cosa che vogliono fare il 5 marzo, cioè un bel governo PD Forza Italia che sia, diciamo così, la prosecuzione naturale di quello che è successo negli ultimi anni.
E quindi io potrei dire che il voto a libri uguali è un voto utilissimo, perché è un voto che serve a scongiurare queste ipotesi, perché come capirete bene, più voti prendiamo noi, più rendiamo difficile queste ipotesi. Potrei anche aggiungere che è un voto altrettanto utile perché vogliamo anche affermare un altro principio in queste elezioni politiche. Vogliamo spiegare, anche naturalmente in una fase difficile, anche perché i cittadini sono, come è giusto che sia, appunto, particolarmente insoddisfatti dallo spettacolo indecoroso spesso offerto dalla politica nazionale in questi anni, quindi molti di loro si apprestano anche come elemento di protesta a votare il Movimento 5 Stelle. Capiterà a ciascuno di voi, se avete un parente, un figlio, un amico, un conoscente che si appresta, diciamo così, a fare questa scelta. Noi vorremmo anche tentare di spiegare che non è vero che l'unica alternativa possibile a questo stato di cose, cioè a questo accordo tra PD e Forza Italia, è il Movimento 5 Stelle, ma probabilmente c'è anche un'alternativa, forse anche un po' più credibile di quella del Movimento 5 Stelle, perché per esempio quando succede che viene convocata come a Macerata qualche settimana fa o a Roma stamattina una manifestazione antifascista che denuncia quello che sta accadendo in questo paese, mentre il Movimento 5 Stelle si dà alla macchia, Libri Uguali ci va. E non è che il Movimento 5 Stelle si dà alla macchia per caso, si dà alla macchia per le stesse ragioni per cui il nostro amico Alessandro Di Battista, quando viene intervistato da una televisione nazionale e gli viene chiesto se pensa di essere antifascista, non risponde di sì, non risponde nemmeno di no, non risponde nemmeno di sì. Perché lo Era fa? fatto da scafare. Ma perché lo fa? Lo fa perché l'ha fatto da scafare, lo fa perché ovviamente, siccome quel movimento è un movimento molto trasversale, che pensa di prendere voti di tutti i tipi, voti di sinistra, voti di centro, voti di destra, se ne esce con questo racconto secondo il quale oltre la destra e oltre la sinistra, ma non lo so, io negli anni della mia militanza politica ho imparato che tutti quelli che dicono che non esistono sinistra e destra, Sono poi di alla destra. fine il cuore un po' gli pende a destra, ma non voglio dire questo, voglio semplicemente dire che potrei voto a libri uguali è un voto molto utile perché, appunto, oltre a scongiurare le larghe intese tra PD e Forza Italia, vuole anche dire che esiste un'altra alternativa possibile, non semplicemente quella dei critici, non semplicemente quella, appunto, di chi sull'articolo 18, per esempio, non dice mezza parola, ma invece un'alternativa di chi vuole costruire un racconto politico in questo paese che tenti di mettere a tema le cose che purtroppo sono andate, diciamo così, sconfitte nel corso di questi anni. E quindi una sinistra che si è stancata di quella sinistra che dice di essere sinistra ma fa cose di destra, come è accaduto purtroppo tante volte in questi anni, che invece tenta di riaffermare altri valori. Però io penso che c'è una ragione superiore che noi dobbiamo dire in questi giorni, cioè noi dobbiamo spiegare che il voto utile non esiste, che i voti sono tutti utili, tutti, qualunque voto è utile. E soprattutto che il voto più utile di tutti è il voto che si dà al partito che rappresenta meglio le proprie idee. Va bene? Che è quello che è mancato negli ultimi 25 anni è stato che da un certo punto in poi ciascuno di noi, anche noi, perché forse se facciamo qualche volta autocritica male non ci fa, no? Abbiamo pensato che si dovesse lavorare intorno al meno peggio, perché quando c'era Berlusconi, pur di sconfiggere Berlusconi, ve lo ricordate, no? Facevamo quelle grandissime coalizioni, quindi per sconfiggere Berlusconi, per esempio, ci portavamo con noi Mastella, no? Perché ritenevamo che era rispetto a Berlusconi meno peggio. Guardate che il voto utile e il meno peggio sono proprio parenti stretti, no? Sono proprio figli degli stessi genitori. Sono lo stesso concetto e a furia di votare così, a furia di votare il meno peggio, a furia di dare il voto utile, a furia appunto di pensare semplicemente a un voto contro e non più a un voto per, siamo arrivati purtroppo alla situazione drammatica che c'è in questo paese. Quali sono state le conseguenze? Le conseguenze sono state che in mezzo paese a votare non ci va nemmeno più. Un'altra parte consistente del paese a votare ci va, ma ci va appunto più intendendo quel voto come un atto di protesta che non come una, diciamo così, questione significativa. E purtroppo la democrazia di questo paese naturalmente avverte molto questo elemento di crisi, no? Non sta certo in buona salute.
Meno male, perlomeno, che poi questo paese qualche barlume di lucidità, diciamo così, lo mantiene. Per esempio, un anno e mezzo fa, meno male che appunto il popolo sovrano di questo paese ha bocciato quella che sarebbe stata proprio la ciliegina sulla torta di questa storia, cioè il referendum costituzionale ha bocciato perlomeno la drammatica riforma che Renzi aveva immaginato come soluzione ai problemi dell'Italia, e invece poi appunto tutti quelli che come la bocciarono ritennero che non sarebbe stata una soluzione ma un ulteriore modo per aggravare il problema. Io penso che uno dei grandi problemi con i quali ci siamo confrontati in quest'anno è stato proprio questo, cioè quello di immaginare meccanismi per cui appunto non si votasse più per chi ti rappresenta. Ecco, a me se già queste elezioni politiche segnassero su questo un'inversione di tendenza, e già se noi riuscissimo a far sì che un pezzo largo di questa popolazione torna a votare i partiti in cui crede, le idee e le persone in cui crede, ecco, io penso che sarebbe già questa una cosa molto molto importante. Allora spieghiamolo in questi 7 giorni. Non c'è voto utile, l'unico voto utile è il voto libero, l'unico voto utile è il voto appunto che si dà alle idee che ti rappresentano di più e alle persone che ti rappresentano di più. Anche perché l'abbiamo imparato, no? In questi anni, le idee sono, io faccio parte di quelli che mette ancora le idee davanti alle persone, che pensano, nonostante tutto, non perché sottovaluto, diciamo così, l'importanza delle persone, ma che pensano che però le idee, appunto i programmi, le cose di fondo, i valori, no? Il sistema dei valori, diciamo così, è la cosa che viene avanti a tutte. Però naturalmente ho imparato anche che poi le idee hanno bisogno, e anche il sistema dei valori ha bisogno anche di donne e uomini in carne e ossa che poi le sappiano interpretare. Io penso di poter dire anche nel Salernitano, anche a Scafati stasera, lo dico anche a Napoli perché vale lo stesso concetto anche là, che noi appunto pur in presenza di questa legge elettorale che veramente rendeva tutto molto difficile, fino anche fare le liste, perché naturalmente con un meccanismo così perverso, con la libertà dei cittadini, la libertà di scelta dei cittadini così appunto ridotta verso il basso, finanche fare le liste era complicato, però penso di poter dire che nelle condizioni date le nostre liste, le liste di liberi uguali, che poi naturalmente io mi auguro sia un embrione per appunto una soggettività più larga, più ampia della sinistra politica di questo paese, sono belle liste perché mettono assieme storie, biografie, donne e uomini che hanno saputo fare delle cose in maniera coerente nel corso di questi anni. Donne e uomini che hanno fatto battaglie politiche, chi come me ha fatto dei percorsi, altri hanno fatto percorsi di altro tipo, ma ci siamo ritrovati perché abbiamo appunto scoperto di essere stati nei passaggi stretti comunque dalla stessa parte, per fare comunque le stesse battaglie, comunque le stesse lotte. Abbiamo visto in cui ci sono tante significative esperienze di governo delle città. Anche la dimostrazione che non è vero nemmeno che quando si governa si debba fare per forza male, si può anche governare come fate a Squillante, cioè un po' meglio, diciamo così, anzi molto meglio della media a cui siamo abituati. Non è vero anche questo? Anche qui spieghiamo ai cittadini, anche questa storia per cui è tutto uguale, è tutto cattiva politica, insomma, non è proprio così vero. C'è chi scambia le valigette e chi denuncia gli scambi delle valigette, non è proprio la stessa cosa. Diciamole ad alta voce, diciamole a testa alta, perché siccome io penso che abbiamo tutte le caratteristiche e anche appunto tutti i meriti per poter criticare, ognuno di noi, ora ci sarà una cosa che almeno una, no? Che il progresso tecnologico rende più semplice, che è proprio l'accesso ai dati, la trasparenza, che come una volta, 10 anni fa, 15 anni fa, non era nemmeno troppo chiaro quello che facevano i vari parlamentari eletti sui territori in Parlamento, perché c'era proprio una camera separata, no? Era una torre d'avorio, era quasi impenetrabile la vita politica delle massime istituzioni del paese. Oggi le cose sono cambiate, è tutto documentabile, è tutto rintracciabile. Se uno vuole vedere cosa ho fatto io in Senato in questi 5 anni, clicca, basta che si va a informare, va a vedere, andatelo a fare. Io non chiedo appunto a voi il sostegno a liberi uguali sulla base delle cose che dico oggi e che dirò oggi. Oggi è facile, se sentite un qualunque comizio elettorale, un qualunque esponente politico che si candida alle elezioni, sentirete una meravigliosa declamazione di un libro di sogni, molto spesso e molto probabilmente. Io vi dico una cosa diversa: andate a vedere quello che abbiamo fatto noi in questi 5 anni, andate a vedere quello che abbiamo detto 5 anni fa in campagna elettorale, andate a vedere se quello che abbiamo detto 5 anni fa
ha un elemento di corrispondenza con quello che poi è successo nei 5 anni successivi. È tutto molto facilmente documentabile, tutto molto facilmente rintracciabile. Si va su Google, si digita il nome di ciascuno di voi e si vede cosa ha fatto il Parlamento, si vede sulle cose principali cosa ha detto, come ha votato, che ha fatto, insomma è tutto molto molto semplice. Io vi chiedo di farlo perché dobbiamo rompere questo meccanismo e sconfiggere questa idea che è tutto uguale, non è vero niente. Chi dice che è tutto uguale lo dice perché non vuole cambiare nulla, perché questo paese purtroppo è stato esattamente, diciamo così, la storia, no? Ha dimostrato che esattamente chi raccontava questa tesi lo faceva. Vi ricordate il gatto matto, le cose che abbiamo imparato, no? quando eravamo studenti? È stata una scelta politica precisa. Affermiamo invece che non è così, che ci sono state situazioni, partiti, persone, quelli come me che l'hanno fatto in Parlamento, ma anche quelli che appunto in altri partiti hanno fatto, in quei partiti anche del PD, battaglia politica in questi anni, hanno perso a un certo punto e dignitosamente hanno deciso di uscire da quel partito. Con noi oggi hanno fatto questa lista, hanno riconosciuto che probabilmente appunto era impossibile condurre un altro tipo di battaglia e oggi con noi vogliono costruire, vogliono darsi questa grande ambizione della costruzione di una forza larga, popolare, di massa della sinistra italiana che abbia appunto una caratteristica di grande alternatività alle altre opzioni politiche che ci sono e che abbia, finisco su questo, due ambizioni che sicuramente sono quella che abbiamo raccontato stasera, di non volerci rinchiudere in un angolo, di non volerci appunto posizionare sulla cima della montagna e guardare il mondo dall'alto verso il basso. Ne vogliamo limitarci semplicemente a far sventolare qualche bandiera. A me mi piacciono moltissimo le bandiere che sventolano, soprattutto quando portano i colori, diciamo così, no, della nostra storia. Però mi piace quando sventolano in testa a molta gente, quando sventolano da sole, semplicemente come se fosse una testimonianza. Sì, mi piacciono, mi interessano relativamente. E quindi una sinistra che si mette nell'angolino e che appunto magari scrive il programma più bello della terra, però proprio il programma non riesce a diventare carne viva, non riesce a diventare una bandiera piantata nella testa della gente, come diceva qualcuno, evidentemente serve a poco. E quindi appunto mi piace una sinistra non semplicemente di testimonianza, ma anche capace di confrontarsi con i processi reali, stare nelle cose, anche governare i processi, anche governare i territori, anche governare le città naturalmente. Però mi piace anche che questa cosa qua, che è una giusta, bella, santa aspirazione, vada sempre di pari passo al fatto che quella stessa sinistra che si pone appunto queste ambizioni sia anche una sinistra che lo fa sulla base di piattaforme molto nette, molto radicali, che sappia interpretare fino in fondo la fase storica con la quale ci misuriamo. Guardate che la difficoltà di quest'anno è stata proprio questa, perché appunto magari qualcuno ha, diciamo così, rinunciato a un'aspirazione a mettere in campo un processo reale per la forza di un ideale. E però qualcun altro, al contrario, forse appunto ha pensato che sinistra di governo significasse sinistra che governa soltanto. Sinistra di governo non significa sinistra che governa, significa sinistra che governa in maniera diversa da come governano gli altri. E la grande difficoltà, il grande problema, il punto su cui è finita probabilmente, e forse queste elezioni lo sanciranno, la storia del Partito Democratico di Renzi, è proprio su questo che si è determinata. È lì la rottura, quando appunto l'idea di governare diventa non più il mezzo per trasformare il mondo, ma diventa il fine ultimo della tua vicenda politica. Io penso che questa sia la cosa. Credo che ci sono i presupposti. Naturalmente non sfuggirà a nessuno che questo che facciamo il 4 di marzo ovviamente è un passaggio di una stagione che evidentemente dovrà essere più lunga. Veniamo da tanti anni di difficoltà, abbiamo ovviamente bisogno di un percorso lungo, e non basteranno questi giorni di campagna elettorale per chiudere appunto una pagina politica e aprire un'altra, però penso di poter dire che è abbastanza evidente che non è nemmeno indifferente quale sarà l'esito elettorale di questa lista che abbiamo voluto costruire. È chiaro, come ci auguriamo, se questa lista dovesse avere un risultato politico importante, vedrete che l'intera politica nazionale potrebbe cambiare e beneficiarne, anche perché è sempre la stessa storia, finisco su questo.
Ricostruire la sinistra non è una cosa che fa bene semplicemente a noi e alla sinistra stessa, è una cosa che fa bene al paese. E il grande punto di difficoltà di tutti questi anni è stato esattamente questo. Non abbiamo un paese migliore con una sinistra sconfitta, come è stato in questi anni. Abbiamo un paese molto peggiore di prima. Abbiamo un paese appunto in cui hanno ripreso fiato i gruppi neofascisti, i gruppi razzisti. No, il fatto che appunto in queste ore, in questi giorni, sia lecito in questo paese che queste figure, questi personaggi, questi razzisti possano dire le criminalità che dicono e possano farlo appunto impunemente, è proprio indice di quanto è stata profonda la sconfitta. Davvero, diciamolo a Matteo Renzi, no? Quando Matteo Renzi dice un voto dato al Liberi Uguali, un voto alla destra, insomma. Ma tu saresti dovuto essere tu, Matteo Renzi, e tu, Partito Democratico, l'argine a questa roba qua. Ma te lo pone il problema che se questa roba qua non sta più dentro, a, appunto, sotto a qualche muro, come poteva essere qualche anno fa, e invece sguazza liberamente nelle nostre città, è perché l'argine che tu avessi dovuto costruire non era un argine, ma era una diga sfondata. Te lo pone il problema di cosa cambia? E tu e le tue politiche hanno completamente rotto qualunque elemento di connessione sentimentale, soprattutto con le fasce più deboli di questo paese. Ci sarà un problema se tu sinistra in tutti questi anni hai eletto di più e hai preso più voti, dove è più alto il tenore di vita delle persone, invece sei sprofondato dove il tenore di vita è più basso? No, esattamente l'opposto di quello che dovrebbe essere. Perché tu ti immagini che se fai la sinistra, quelle che stanno peggio ti votano e ti sostengono di più. Se succede il contrario, tu Matteo Renzi, ma ti vuoi porre il problema di cosa sta accadendo? Ecco, lui evidentemente o non se lo pone, o se se lo pone dà risposte sbagliate, le risposte giuste cercheremo di darle noi. In bocca al lupo a tutti.